Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Tekkenotto. Benissimo, ho già fatto qualche video guida alle combo senza commentary, ho fatto anche un video col commentary, ho fatto una mini guida approssimativa sul gioco che io sto attualmente studiando e che ovviamente studierò meglio quando uscirà il 28 gennaio. Ragazzi, sono stupito veramente del lavoro che hanno fatto e ora ne andremo a parlare in una maniera un po' più approfondita. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un bel like ed eventualmente iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti, ovviamente se vi piacciono. Ragazzi, siamo di fronte potenzialmente, secondo me, al Tekken più difficile di sempre. Ha dei tecnicismi della Madonna, come vi ho già spiegato nel video precedente. Perdonatemi, sono un po' malato, se sentite la voce un po' del cazzo. Come vi ho già spiegato nel video precedente, alcune mosse sono state cambiate. E questo è un problema, perché poi c'è da ristudiarsi tutto. Esempio, ho già fatto l'esempio con Jin, che facendo indietro quadrato nel Tekken 7 attivava la stance, invece qui la stance si attiva premendo indietro X cerchio. Comunque, pratica, poi uno memorizza. Ecco, non avrei cambiato l'input delle mosse se fossi stato negli sviluppatori, ma forse è inevitabile appunto per aggiungerne di nuove. Ragazzi, ne hanno aggiunte veramente tante. Ora andremo a vedere qualcosa in pratica. Vi farò vedere la sfida delle sfide di King. Allora, conferma. Sono in Stripe, vi giuro. Ecco, c'era di nuovo un'altra cosetta. Secondo me il gioco non sarà accessibile a tutti. Se gli altri Tekken forse potevano essere accessibili con tanta pratica, questo non lo so, ragazzi. Cioè sì, ma credetemi, è veramente difficile. Hanno aggiunto tanta roba. C'è questa nuova meccanica dell'Elite Engager che è abbastanza incasinata e complessa da capire. E quindi sto morendo. E quindi potrebbe non essere accessibile a tutti. Certo, se poi lo volete giocare casual, sì. Giocandolo casual è ovvio che sia accessibile a tutti, quindi facendo magari solo la storia, non competendo online, non elaborando chissà quale combo. Vi faccio vedere qualche combo nuova che ho elaborato. Questa non mi ricordo se l'avevo fatta vedere. Carina. Ragazzi, lì devo stoppare le battaglie. Ho scoperto, ragazzi, che poi King, guardate cosa c'ha. Ovviamente qua siete scoperti e vi possono colpire. Guardate sta stance. Da questa stance che si fa premendo avanti X e cerchio può partire un calcio basso. Può partire questo. Può partire questo pugno qua. Cioè, guardate che figata. E si può attivare anche in un altro modo, vediamo se mi ricordo. Si può attivare anche così, guardate. E si può fare anche questa, Stunner! E questa attiva l'Hit Engager. Una volta attivato l'Hit Engager, vedete, posso fare una roba del genere. È veramente complesso, forse fin troppo. Poi ovviamente apprendendolo, qua ci sono le sfide delle combo che adesso andiamo a vedere. Apprendendolo poi ovviamente ci sarà molto pagamento, ma è veramente tosta. Allora, ragazzi, qua sono liberissimo, ecco, di fare pratica senza interruzioni. Vedete? Magari ci faccio un video dedicato. Comunque, facciamo le sfide. Qua vi potete allenare, vedete? Vi potete allenare. Vi fa vedere delle combo e voi dovete replicare i tasti che vedete. Ah no, scusate. Encounter, ok. Questa cos'è?
No, non capisco. Ah, ok, ho capito. Quello è. E qua appunto vi fate le mosse che vi dà il gioco. Ovviamente sperimentate anche voi, non per forza dovete fare queste mosse che vi dà il gioco. Il gioco vi fa vedere delle mosse e quelle mosse voi potete creare una combo. Ad esempio, vi faccio vedere questa. Questa sarebbe così. E poi così. Ok? Adesso la rivediamo. E vi faccio vedere cosa si può fare. Posso metterci la Powerbomb, ad esempio, guardate, perdonatemi. No, scusate. Il tempismo qua è proprio appena colpisce. Per attivare l'Eta Engager, appena colpisco col quadrato dovete premere avanti. Sì, ma poi devo anche continuarla la combo. Vedete? Qua potete mettere la Powerbomb, ad esempio. E fa 70 di danni invece di... Andiamo a vedere quanto farebbe. Invece di 60. Dovete giocare molto sul danno. È molto importante se giocate online, come ho già detto, massimizzare i danni. Vediamo questa com'è. Ah, ok, questa è easy. Sì, queste sono abbastanza easy. Ok. Vediamo questa. Qua vi fa vedere questo. Ta ta. No, ho sbagliato. Ok, ho capito qual è. E guardate il danno, eh. 57 danni. Ok, ci siete? Ve la faccio vedere riproposta in un'altra maniera, ovviamente con altre mosse che dovete andare a vedere nella moveslist. Nella move list, perdonatemi, 57 danni e guardate quante ne faccio così, eh. Aspettate un attimo che forse posso massimizzarla ancora. 10 danni in più, vediamo un attimo. Fatemi, sto pensando un attimo cosa attaccarci. Vediamo un attimo. 74. Capite? Perché ci ho attaccato sto calcio qua, avanti X. Vi faccio rivedere l'altra. 67. Invece l'altra, se dopo il balzo faccio avanti X, i due calci, i due pugni qui e corro, faccio 74 danni. Avete visto? È molto appagante poi quando imparate queste combo e oltre a essere appagante è fondamentale per vincere le battaglie online, altrimenti prenderete schiaffi fotonici. In conseguenza proprio con gli avversari più forti, ovviamente. Più andate, salite di grado, più gli avversari saranno forti. Allora, vediamo un attimo. Ecco, c'è una cosa qui, guardate. Questa è figa. Guardate questa, ad esempio. Guardate se premo su destra più X cerchio cosa fa? Dal calcio e fa la stessa che vi ho mostrato prima. Da questa, come vi ho detto, può partire una presa, può partire un calcio basso e tanto altro. Questa, ragazzi, potete metterla anche in combo in questo modo, guardate. Avete visto? E ho fatto il calcio. Il problema è devo capire se si può fare la presa. Mi sa che però non basta. Perdonatemi. Non si può fare. No, scusatemi. Adesso mi sto incartando con i tasti, perdonatemi. Vedete? Non si fa in tempo, mi sa, con la presa. Però se faccio le altre azioni invece faccio in tempo, eh. Tipo il pugno, vedete che la sbalza via lontano e potrebbe essere una buona chance poi per correre l'incontro, dargli eventualmente la ginocchiata o eventualmente la presa. Vi ricordo che vi possono punire abbassandosi, quindi ve la evitano e vi colpiscono. No, 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 non volevo fare. Però mi piacerebbe capire se è possibile fare la presa anche, non solo quelle, vediamo un attimo. Qua è una questione che mi devo mettere qua io a studiarmela. No, vedete perché non rimbalza bene, o meglio, non riesco a afferrarla. Però... Ma, oddio, posso fare un'altra cosa, solo che...
Devo andare avanti un po', ma quella comunque... No, perché? E questa fa 76. Però se faccio la power bomb faccio di più in teoria. Di 76. No, si vedete 79. Sono 3 danni in più, però contano. Poi vedete voi anche a livello manuale cosa vi viene più comodo fare. Se è di 3 punti, diciamo che non vi cambia la vita, ecco. Se vi viene più comoda questa, ad esempio, che vi ho mostrato prima. Questa che rota e poi fa questa. Va bene lo stesso, ecco. E niente, ragazzi, c'è... Guardate anche questo qua, avanti, avanti, triangolo. Dopo che si abbassa... Abbassa il personaggio, abbiamo a disposizione Brain Tail prese. Una con quadrato X, una con triangolo e cerchio e una con quadrato e pallino. E appunto vanno premuti in giù, eh. Quindi avanti, avanti, triangolo, giù, quadrato, pallino. Guardate cosa fa. Triple H. Pedigree! Che figata, veramente. Gli hanno messo delle mosse magnifiche a King, ragazzi, magnifiche. Ma anche gli altri personaggi che ho avuto modo di provare, Gina, Asuka, sono stupefacenti. E niente, volevo darvi quest'altra, diciamo, infarinatura. È veramente tosto, c'è da sperimentare tanto. E questa roba dell'Ultimate Engager è veramente, veramente un casino. È veramente un casino, vorrei provare a fare una cosa e capire se posso farla. No, ho sbagliato, perdonatemi. Ancora ho sbagliato, cazzo. Forse... Forse lì riesco a toccarci la presa, forse, è quella che volevo fare. Che però non mi fa... E però è vero, però non mi, se faccio quella non mi fa questa. Perché è in volo, quindi mi fa la power. Ben vediamo comunque, vediamo un attimo. Oh, porca la puttana. No. Perdonatemi, sono anche stanco, eh. No, perché mi ha fatto il calcio? Avevo schiacciato il quadrato la X, cazzo. Vabbè. No, però mi sembra strano, mi sembra che ci sia... Forse ho sbagliato io il tempismo, può essere. Si può. Si può. Però si può attivare anche altra roba. Così? No, perché vedete, vorrei, mi piacerebbe attaccarci questo, no? E insomma, ragazzi, bisogna veramente sperimentare un sacco. Vedete, la sbalza via, non faccio in tempo a dare il pugno. Sarebbe stato figo se si poteva concatenare questo con questo. Però non si può fare, guardate, ve lo faccio rivedere. Però perché la sbalza via proprio, guardate. Vedete? Ovviamente poi c'è un limite alle combo che potete fare. Sì, ci sono le death combo, ma quelle sono complesse. Sono per professionisti, ci vuole il muro. E la death combo non mi piace perché rompe un po' il gioco. Il giocatore deve avere modo di controbattere e di poter competere con voi. Se gli fate la death combo muore istantaneamente. Io spero che non ci siano death combo in Tekken 8. Poi magari le hanno già scoperte. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, nel caso iscrivetevi al canale. Bella lì.